Allora, quando sono arrivata alla questura, loro mi hanno messo da parte vicino al, all'ascensore a stare là da sola mentre aspettavo per Raffaele. Ho preso i miei compiti, ho cominciato a fare i compiti, ma un poliziotto è entrato e con, c'erano, non lo so, tre di loro qualcosa, e loro volevano continuare a parlare con me. Mi hanno chiesto di nuovo. Scusi, che posso raccontare? Ma scusi che la interrompo, se no non ci dimentichiamo. Presidente, io faccio un'opposizione su questa modalità. Se la domanda è stata presentata, bisogna aspettare la risposta. È impossibile continuare in questo modo. Assolutamente, sono d'accordo. È impossibile. Se la domanda viene fatta, bisogna dare tempo di risposta. Va bene, però è giusta la regola che viene introdotta, cioè evitiamo qualsiasi interruzione da parte di ciascuno. L'indagato ha chiesto di poter finire la risposta, mi sembra che ha il diritto, no? Per favore, anche il pubblico ministero. Però non è possibile continuare in questo modo. Io posso, non può nessuno. Scusate, ecco, evitiamo che magari mentre parla qualcuno ci siano sovrapposizioni di voci, anche perché c'è l'imputata che si sta sottoponendo all'esame, la quale ha tutto il diritto a che lo stesso avvenga nel modo più tranquillo e sereno possibile. Interruzioni, sovrapposizioni di voci non aiutano la stessa, alterano anche il momento processuale, la Corte altrimenti è costretta a sospendere l'udienza e a riprenderla in momenti più sereni e tranquilli. Presidente, scusate, non sono ammesse assolutamente, poi ecco, interruzioni non sono ammesse tra le parti a maggior ragione, neanche quando la Corte per il Presidente ecco, espone. Allora, non sono ammesse interruzioni, quindi l'imputata sta esponendo, magari quando ha terminato possiamo ritornare sulle risposte che offre. Scusate, per favore, però nel momento in cui espone tutti sono invitati ad evitare che venga interrotta, però magari non so se era questa l'esigenza, magari se lei nel parlare, nell'esporre, se può anche dire quando. Cioè lei stava dicendo io stavo facendo i compiti in questura, ecco, però non ci ha detto, siccome sono state più le date, l'esigenza, e l'esigenza rappresentata nella domanda era quando, siamo in che data, il 2 novembre, il 3 novembre, ecco, questo magari ne faccia tesoro, di modo da evitare che ci si ritorni, se era il 5 novembre, a che ore siamo, ecco, questo, nella esposizione sua, lei sia quanto più dettagliata con riferimento all'ora, con riferimento alla data, possibile, va bene? Okay, sono tutti pregati magari di evitare interruzioni tra le parti e anche quando parla l'esaminanda, l'imputata, la quale quando ha finito ci si potrà tornare sulle risposte che ha offerto. Prego. Grazie. Allora, questo è come ho capito la domanda. Io sto rispondendo di quello che mi è successo il 5 e la notte del 5 e poi la mattina del 6 di novembre 2007. E quando siamo arrivati alla questura, mi sa era attorno alle 10:30 o vicino all'11, ma come mi dispiace che non so tanto gli orari, e soprattutto durante questo interrogatorio, che più che la confusione cresceva, più che ho perso il senso di tempo. Ma a questo punto non ho fatto i compiti per un lungo tempo, infatti stavo là proprio aprendo, leggendo forse il primo paragrafo della cosa che dovevo leggere, quando questi poliziotti si sono seduti vicino a me a chiedermi di nuovo: allora Amanda, aiutaci, chi è mai entrato nella casa? E poi ho detto ok, well, c'è la mia amica, questa. Allora ho detto no, vogliamo soltanto i maschi. Io ok, va bene, queste sono le persone che conosco, ma alla fine non lo so. E poi hanno detto ma altre persone che hai visto vicino? Ok, va bene, io ho visto, ci sono certe persone che sono amici, per esempio dei ragazzi o delle ragazze, che forse non sono in confidenza con loro, non li conosco nemmeno. Ma va così, sempre continuando a rispondere a queste domande,
E quindi a un certo punto, quando stavo parlando con loro, ho detto dai, riprendiamo e mettiamoci in questa stanza. Io, mannaggia, ok, va bene. Così mi sono messa con loro. Loro hanno chiesto di nuovo di continuare di riparlare di questo che ho fatto io la sera. Almeno hanno cominciato sempre da quando l'ultima volta che ho visto Meredith e poi andando avanti fino alla, alla mattina dopo, quindi dovevo ripetere di nuovo, sempre ripetendo quello che ho fatto. Ok, va bene, ho parlato con loro, ma sempre volevano questi tempi in orari, volevano proprio seguenti, ok, in quest'ora fra, fra 7 e 8 che hai fatto, poi 8 alle 9, poi alle 9 alle 10. Io ho detto, guarda, non lo so gli orari, io posso dire che è andato in questo flusso di avvenimenti, quindi ho suonato le chitarre così, poi siamo andati alla casa, poi io ho visto i miei email, ho letto un libro, e quindi continuando a facendo questa cosa, ma poi... no, erano sempre delle persone che entravano e poi uscivano, ma sempre c'era questo poliziotto che era qua davanti a me che sempre continuava su questo. Poi a un certo punto è arrivato l'interprete e l'interprete parlava sempre con me spiegando ok, questi orari, prova di ricordare proprio questi orari, 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 orari. Io no, non lo so, e ce l'ho io ricordo il film, io ricordo la cena, io ricordo quello che io ho mangiato, e poi ma come mai ricordi questa cosa e non ricordi questa cosa, o come mai non ricordi come sei ti eri vestito, perché io ho pensato ma allora io avevo i jeans, penso, ma se i jeans erano scuri o chiari non mi ricordo. E poi continuando con questo l'hanno detto allora ma qualcuno dice che tu non sei stata alla casa di Raffaele. Raffaele dice che tu non sei stata in questi orari a casa tua. Io, ma che dici che io non ero là? Io ero là. Forse io non posso dire per forza quello che stavo facendo in questo orario per sicuro, perché alla fine non è che guardavo. Io so che ho visto il film, che ho mangiato la cena, ho detto no, hai visto il film a questo punto, poi dopo un certo orario che tu sei stato fuori dalla casa hai mangiato cena con Raffaele, quindi c'è questo tempo che tu non hai fatto niente, infatti c'è questo tempo che tu sei stato fuori dalla casa. Ho detto no, non è così, io sono stata sempre nell'appartamento di Raffaele. Scusi, poi, scusi, ma quando è che sono comunque cominciati? Questo è un dibattito, no? Una cosa, la polizia ne pone un'altra, ma quando è che vedeva il pubblico ministero si sarebbero verificate le minacce, le indicazioni di versioni da offrire e le percosse, questi scappellotti, e da parte di chi? Ecco. Sì, ma la cosa è che è un avvenimento di è sempre un crescendo di questi dibattimento, perché io dibattendo con loro alla fine loro hanno cominciato sempre poco a poco e poi crescendo ancora di più questo, ma noi non siamo convinti di te perché tu non riesci a ricordare una cosa ma riesci a ricordare un'altra cosa, e quindi non capiamo perché tu hai fatto la doccia ma non hai visto o qualcosa del genere, e quindi hanno sempre fatto questo, ma sei sicura di questa cosa? Sei sicura di quello che dici? Se tu non sei sicura di quello che dici, quando noi andiamo e dobbiamo parlare davanti a un giudice, noi ti mettiamo in carcere se tu non stai dicendo la verità. E poi hanno detto questa cosa del fatto che Raffaele avrebbe detto che io sarei uscita dalla casa. Io ho detto, guarda, è impossibile. Io non so se lui ti dice queste cose o no, ma guarda, io non sono uscita dalla casa. Quindi loro hanno detto, no, tu stai dicendo una bugia. Tu devi ricordare per bene quello che hai fatto, perché se no, noi ti mettiamo in carcere per 30 anni perché sei una bugiarda. Io ho detto, no, non sono una bugiarda.
e loro, ma sei sicura che non stai proteggendo qualcuno? Ma io no, non sto progettando nessuno. Io, scusi, e loro continuando, no, noi siamo convinti che tu stai proteggendo qualcuno. Chi è? Chi hai incontrato quando sei andata fuori da casa di Raffaele? Io non sono uscita. No, sei uscita. Con chi sei stata? Ah, non lo so, io non ho fatto niente, ma come mai non sei andata al lavoro? Ma perché il mio capo di lavoro ha detto che io non dovevo andare al lavoro. Oh sì, vediamo questo telefonino che ce l'hai, questo messaggio. Ok, va bene, prendi. Allora, c'era un poliziotto che ha preso questa cosa di qua e ha cominciato a guardare dentro questo telefonino, mentre loro sempre vedevano, no, sappiamo in qualche modo che tu sai che hai incontrato qualcuno in qualche modo, ma perché hai incontrato qualcuno? Ma io no, non sono uscita, io non sto progettando. Scusi, ecco, va bene che è un crescendo, è un consiglio, come lei avrebbe prima detto, però se possiamo arrivare alle domande che il pubblico ministero gli ha posto, che altrimenti certo ci sarà indispensabile una qualche interruzione, la si voleva evitare proprio per consentirle una esposizione quanto più possibile tranquilla, quanto più possibile e continua, però okay, quindi si può arrivare al momento, lei ha detto, ecco, quando ci sono state e in che cosa sono consistite, allora, e da parte di chi, e anche queste indicazioni di versione in che cosa sono consistite, questo mi pare che forse okay, io l'avrei, prego. Allora, prego, c'era scusate, il fatto del però, telefonino, ecco, sì, che a un certo punto loro hanno detto, allora abbiamo questo messaggio, ma tu hai mandato un messaggio a Patrick, io ho detto non penso, loro no, sei una bugiarda, guarda, questo è il tuo telefono, che c'è questo messaggio che tu volevi incontrare lui, e io, ok, io non ricordo che ho fatto questo messaggio, ma va bene, ho fatto, e loro, ma vuol dire che tu volevi incontrare lui, questo è un punto. Poi era il fatto che c'era questo interprete vicino a me che diceva, ma se tu sei o una stupidissima bugiarda o tu sei una persona che non ricordi quello che hai fatto. Io ho detto, ma come sarebbe questo? Ah, forse tu hai visto qualcosa di così tragico, così grave, che tu non riesci a ricordare, perché io a un momento ho avuto un incidente, ho rotto proprio la gamba, ho spezzato la mia gamba. E scusi, questo glielo diceva l'interprete. Però le volevo anche chiedere, nella sua esposizione non è ben chiaro, ma parlava solo l'interprete o parlavano con lei anche gli altri presenti? Sì. Tutti parlavano, anche gli altri, ma parlavano in inglese gli altri? No, in italiano. In italiano. E lei rispondeva in italiano? Italiano, inglese. Quello che dicevano gli altri veniva a lei tradotto in inglese? Un po' sì, un po' no, perché c'era tanta confusione e c'era tanta gente che stavano parlando, quindi uno che diceva, ah, ma forse è così, forse non ricordi, un altro che dice, no, è una stupida bugiarda, è così. Ma tutto le veniva tradotto oppure lei qualcosa capiva e quindi rispondeva subito? No, ma non è proprio come un'interrogazione che stiamo facendo adesso, quando una persona mi dà una domanda e io rispondo. No, c'erano tantissime persone che parlavano, chiedevano, poi aspettavano e poi io rispondendo un po' così, quindi, così. Prosegua pure, stava dicendo che questo interprete le stava rappresentando un qualche cosa a lei successo, però è infatti, sì, è così, poi magari il pubblico ministero, però la domanda era stata posta e forse la risposta, sì, la risposta ancora, perché il pubblico ministero, scusi, le ha chiesto, interessa al pubblico ministero, in fondo queste non sono spontanee dichiarazioni, è un esame e l'esame presuppone una domanda che viene posta da chi l'esame al momento conduce e la risposta che deve essere, quindi sì, la domanda rimane sempre la stessa
alla quale ancora non abbiamo sentito la risposta. La domanda è, sì, lei dice che c'è stata questa continuità, questo crescendo. Perché è difficile dire se una persona ha detto una cosa che esattamente, oh, era lui. No, era il fatto che c'era questi piccoli suggerimenti, poi c'era una persona che voleva dire che, oh, allora, c'è questo telefonino, poi c'era il fatto che questo qua, e poi c'erano la cosa che era più, più per me, che mi faceva pensare di provare di pensare qualcos'altro, il fatto che non ha detto, allora, forse tu sei confusa, c'era questo comune di loro che mi dicevano, ma forse tu sei confusa, forse tu devi provare di ricordare qualcos'altro, prova di ricordare questi altri memori che evidentemente hai perso in qualche modo, che tu devi provare di ricordare. Quindi io stavo là proprio pensando, ma che cosa ho dimenticato? Ho dimenticato qualcosa, ok, sto pensando, che ho dimenticato, loro, dai, ricordi, ricordi, ricordi,